tra i volti famosi che ieri hanno espresso tutto il loro entusiasmo per il ritorno di Amadeus in TV, c'è una sorpresa inaspettata. Dopo mesi di silenzio e di studio per un ritorno in TV col botto, ieri sera le reti Discovery hanno trasmesso in contemporanea l'esordio della nuova leva in famiglia, Amadeus. Con un dato non proprio incoraggiante in termini di ascolti e share, il popolare conduttore si prepara a una stagione lunga e piena di sorprese. Potrebbe infatti riservarci di tutto e da un momento all'altro. Si è detto e scritto di tutto per questo passaggio a sorpresa dalla Rai al 9, ma è stato lui a mettere un punto definitivo a tutto il chiacchiericcio, durante la prima conferenza stampa in casa Warner Bros. Voglia di nuovi stimoli e sfide, anche se per il primo anno, dovrà accontentarsi di format già visti e conosciuti. Dalla sua parte in primis la famiglia, con moglie e figli che lo stanno sostenendo alla grande. Di volti famosi sui social, non c'è stato un plebiscito. Il primo a farsi sentire e vedere, è stato l'amico Gianni Morandi, con una foto di loro due insieme alla frase "Vai ama", scritta a caratteri cubitali. C'è stato però un altro volto molto conosciuto, che si è sentito di fare il suo personale in bocca al lupo al presentatore a pochissimo dal debutto. Amadeus e gli auguri social di Jovanotti, la giusta carica prima del debutto sul 9. Sono stati tanti i cantanti voluti da Amadeus al Festival di Sanremo e nelle sue trasmissioni, nei tanti anni di lavoro in Rai. Il suo è stato un nuovo modo di concepire tutto, dai singoli alla discografia, dall'immagine alla presentazione dei talenti sui quali ha investito. Ci sono però molti nomi già consolidati che insieme a lui, hanno avuto la possibilità di esprimersi al meglio e di arrivare a una diversa fetta di pubblico. Insieme a Gianni Morandi appunto, si è fatto spazio anche Jovanotti. Dedica inaspettata, ma più che mai sentita e apprezzata, nelle vesti di autore di brani in gara al festival, ospite e addirittura showman, ha fatto parte spesso dei prodotti targati Amadeus. C'è dunque un rapporto nella vita di tutti i giorni che è ancora più forte di quello professionale. SI è sentito quindi di spedire i suoi auguri al conduttore e di fargli sentire la sua vicinanza in un giorno tanto importante. Il presentatore ha immediatamente ripostato l'immagine dei due insieme con tanto di frase e cuore rosso, mostrando dunque quanto sia stato contento e carico dopo tale messaggio. Ci saranno stati sicuramente altri nomi che si sono fatti sentire privatamente per un pensiero e un incoraggiamento al presentatore. Gli unici due che lo hanno mostrato pubblicamente, sono fino ad ora Morandi e Jovanotti.